Ehi, pensavo che fossi dentro, ma non mi volessi aprire. Perché non avrei dovuto aprire? Per Thomas, ieri sera. Dillo Margherita? che mi odi, vero? Dillo subito, così ci togliamo il pensiero. Tanto è sempre così. Una è brava tutta una vita, aiuta i genitori al negozio, si sposa col compagno del liceo. Tira su due figli così da sola, senza l'aiuto di nessuno, poi basta una cazzata e tutti si dimenticano dei sacrifici che ha fatto. Margherita, guarda che io non ti ho detto niente. No? Anch'io avrei voluto scegliere un lavoro che amo, che ci credi? Anch'io avrei voluto prendermi il tempo per viaggiare e darmi alla pazza gioia. Io non mi sono data la pazza Ma io sono la gioia. sorella più grande. Mamma e papà erano sempre occupati e poi c'è stata quella storia della fuga di mamma e io. Io volevo proteggervi. Lo so. E infatti te ne sono grata. No, non abbastanza. Ok, mi dispiace. A forza di fare da mamma, sono diventata peggio di lei. Sai, non è vero che l'amore dura un attimo. Forse sì, però vale la pena cercarlo, perché poi ti manca. A me manca tantissimo. Mi manca quella cosa di non sapere cosa dire all'altro e quella voglia di mettersi a dieta per sentirsi più bella. E mi manca la paura di aver rovinato tutto scopando con un altro. Perché se fossi ancora innamorata di mio marito, questa paura ce l'avrei.